Ciao bambini, eccoci ad un'altra domenica. Questa è la quarta domenica di Quaresima. Vorrei salutare da subito tutti voi e le vostre famiglie. Oggi è il giorno del Signore, spero proprio che abbiate trovato il tempo di dedicare un momento alla preghiera in casa con i vostri genitori. O magari è proprio questo video a offrirvi l'occasione, quindi dopo che avete finito di vederlo, fermatevi ancora un attimo a pregare insieme con i vostri cari. Vogliamo pregare sicuramente per tutti quelli che stanno male. Ce ne sono purtroppo ancora tanti. Preghiamo anche per tutti coloro che molto generosamente aiutano, i nostri fratelli. Allora, oggi vorrei raccontarvi, come anche domenica scorsa, il Vangelo di oggi. Oggi è il giorno del Signore e il Vangelo ci presenta un altro episodio della vita di Gesù. È l'incontro di Gesù con quell'uomo che vedete raffigurato al centro. In realtà lo vedete raffigurato due volte, è sia al centro che a destra. Che cosa succede? Il Vangelo di oggi si racconta molto brevemente. C'è un cieco, un uomo che è nato cieco, è quello che vedete in mezzo, e che va da Gesù. E Gesù fa del fango sputando per terra. Sì, fa un po' senso, però così è. Sputa per terra, lo dice proprio il Vangelo, eh? Fa del fango, glielo mette sugli occhi, poi gli dice di andarsi a lavare. E quando quest'uomo va a lavarsi, lo vedete sulla destra del quadro, ci vede, recupera la vista. Lui che era stato al buio tutta la vita, finalmente vede la luce. E questa luce è la luce che gli ha regalato Gesù. Allora che sia questa la nostra preghiera, oggi e magari anche nei prossimi giorni, che chi per tanti motivi, forse anche per tutta questa situazione legata a questa brutta malattia che sta colpendo tante persone, è al buio, possa ritrovare la vista. Tornando al Vangelo, il Vangelo di oggi ripete tante volte due parole, che sono fango. Gesù sputò per terra e fece del fango. E poi acqua, perché l'uomo è mandato a lavarsi alla piscina di Siloe, questo era il nome di quella vasca dove c'era dentro l'acqua dove quest'uomo va a lavarsi. Fango e acqua sono parole significative che a me hanno fatto venire in mente altre due storie oltre a questa. Il fango mi ha fatto venire in mente quel fango dal quale Dio, nella prima pagina della Bibbia, fa su l'uomo. La Bibbia racconta la creazione dell'uomo in questo modo. Dio, con la polvere della terra, il fango, ha plasmato l'uomo e poi pensate, ha soffiato nelle sue narici il soffio della vita. E poi l'acqua, l'acqua mi ha fatto venire in mente invece un'altra storia che riguarda ciascuno di noi ed è la storia del nostro battesimo. Fango e acqua. Noi siamo uomini, veniamo dalla creazione di Dio, fatti col fango e l'acqua. Siamo cristiani, siamo uomini e cristiani. Allora il Vangelo di oggi mi sembra possa ricordarci due cose. Che siamo uomini, continuiamo ad essere uomini, uomini e donne, si intende, anche in questa situazione così difficile. Allora continuiamo a fare le cose degli uomini, continuiamo a fare il nostro dovere, a lavorare un po' per voi bambini, a fare i compiti. Ma continuiamo anche ad essere uomini veri, continuiamo a piangere con chi piange, se necessario, ma anche a ridere con chi ride, a essere anche contenti. Se c'è qualche notizia brutta, non abbiamo paura di essere tristi con quelle persone e per quelle persone. E poi però troviamo anche che cosa c'è di bello anche in questi giorni così strani. E poi continuiamo ad essere cristiani, cristiani, cioè amici di Gesù. Continuiamo a volergli bene,
Continuiamo a voler bene anche alle persone che lui ci ha messo accanto. Continuiamo ad essere buoni con i nostri familiari, che sono le uniche persone che adesso possiamo vedere. Ma magari proviamo anche a farci venire in mente se c'è qualcuno che potrebbe essere un po' solo e chiediamo al papà e alla mamma di potergli telefonare. E continuiamo ad essere amici veri di Gesù. Continuiamo a pregare tutti i giorni per chiedere a Gesù la luce per i nostri occhi, di saper vedere dove è Lui, che cosa Lui sta facendo di bello e di buono per noi, di sapergli dire grazie anche per questi regali che ci sta facendo in questo tempo così buio. Perché anche noi possiamo, come il cieco nato, fare l'esperienza, incontrando Gesù, di aprire gli occhi, di tornare a vedere, di essere contenti. Pensate a quanta contentezza ha sperimentato quest'uomo. Ecco, il Vangelo di oggi è tutto qui. Gesù ha fatto del fango, l'ha messo sugli occhi di quest'uomo cieco dalla nascita, gli ha detto di andarsi a lavare e lui è tornato e ci vedeva. Allora volevo concludere con un piccolo regalo. È un bel video che racconta di come Dio ha fatto il mondo. È ispirato alla Bibbia, anche se è un po' scherzoso. Lo vedrete, spero che possa piacere a voi così come è piaciuto a me. Saluto tutti, tutte le vostre famiglie, spero ogni bene per ciascuno di voi. Vi abbraccio e vi benedico. Ciao. Ah, attenzione, adesso c'è il video, eh. Oh, yeah. Perfect. Perfetto. Perfetto. They're gonna need a home. Avranno bisogno di una casa. Oh, a neighborhood. Oh, dei vicini. They're gonna need a home. Avranno bisogno di un mondo. Here we go. Ok, si parla. Okay. Oh yeah, oh yeah, oh, oh yeah. Piace. Fantastico. E adesso la parte migliore. Thank you.
Something. C'è qualcosa. Quite right. Ah. Perfect. Perfetto. Perfetto.